Il cordiale saluto di benvenuto a tutta la comunità di Telambiente per una puntata scintillante e molto interessante. Abbiamo in collegamento dalla sua villa di Lerici, La Spezia Liguria, Golfo dei Poeti, il dottor Francesco Pazienza, Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. che ci parlerà del suo libro pubblicato da Chiare Lettere, La versione di Pazienza, il racconto inedito dell'ex agente del Sismi, protagonista di tanti misteri italiani. Edizione Chiare Lettere del suo amico, che non c'è più, l'ha lasciato, ma c'è una targa Lerici del gruppo GEMS Spagnol. Eminenza, benvenuto qui da noi a Teleambiente, grazie a Vanessa e a Stefano, un collegamento veramente interessante e speciale. Grazie a voi. E allora, intanto cominciamo. Il libro sono 254 pagine, prologo, 7 capitoli, l'epilogo. Dall'epilogo nasce il libro perché lui dice: non è finita la battaglia, io voglio avere tutta quello che mi spetta, la mia innocenza. E ricordiamo anche che il tema verte sia sulla strage di Piazza Bologna, per la quale il dottor Pazienza è stato No, condannato. Bologna, non Piazza Bologna. Piazza Bologna ancora non hanno messo nessuna bomba. La stazione di Bologna, 2 agosto. E Bravo. poi ricordiamo in questo libro che sono 40 anni fra qualche mese della morte del banchiere Roberto Calvi. Nel suo capitolo dice il dottor Pazienza: ho incontrato Calvi e lì sono iniziati tutti molti dei miei problemi. Ma allora andiamo per ordine, come dice nel prologo il dottor Pazienza, che poi vi disveleremo, medico, inventore, subacqueo, ha lavorato con Cousteau. È una vita veramente molto interessante. E pensate che lui a Parigi ha abitato nel boulevard Jean Lannes, che è stato il duca di Montebello, un generale forte, amico e che ha sempre sostenuto Napoleone, morto nella battaglia Esslingen nel 1809. Allora, dove eravamo rimasti? Dice il dottor Pazienza in seguito dal suo libro Il Disubbediente. A lei la parola. Ma niente, io mi sono laureato all'Università La Sapienza, a parte il fatto che ho fatto medicina semplicemente perché la mia famiglia mi disse devi fare medicina come tuo nonno, tuo zio e compagnia bella. Mio padre era ingegnere e veramente non avevo idea di che cosa fare, anche perché avevo preso la licenza liceale a 18 anni, perché ero un anno avanti. E quindi mi sono iscritto a medicina. Poi mi è venuta la passione sottomarina, diciamo così. A quel punto decisi di fare una tesi sulle grandi profondità. Dopo aver girato dove tutti i candidati presentatori mi schizzavano, incontrai il professor Mazzoni, che era il titolare della cattedra di anestesia e rianimazione di Roma, che accettò di farmi da presentatore della tesi. E quindi feci questa tesi sperimentale sulle grandi profondità. E così fu. Bene, e allora entriamo nel merito Ah, della sono Napoleone. stato il primo in Italia a fare una tesi sulle grandi profondità. Esatto, lei ha conosciuto anche Cousteau, vero? Ci racconti questo suo percorso di vita col grande oceanografo. Perché ad un certo momento, siccome la faccia di Tolla non mi mancava, io presi un treno e andai a Marsiglia. Andai a Marsiglia e andai alla Place de l'Estaque, che era all'epoca la sede centrale di tutto il gruppo Cousteau.
E così mi assunsero in prova nella divisione subacquea industriale che si chiamava Cosséan, Compagnie d'Expertise des Océans, e così cominciai. Bene, e allora ricordiamo che stiamo parlando del libro Edizioni Chiare Lettere, la versione di Pazienza Collana Reverse. Allora, la congiura contro il Papa. Io e Roberto Calvi, un giorno di settembre del 1978, mentre ero tutto preso dalle mie nuove conoscenze nel mondo della finanza, mi trovai a parlare con Rodolfo Rinaldi, che ricordiamo Esatto. è il papà dell'onorevole Rinaldi, che è stato qui con me in questo studio, e poi Dominique Scaglione. Allora, Chase Manhattan Bank e Via Bissolati. Allora, l'incontro io e Roberto Calvi, che questo un po' è uno dei temi Ma centrali. allora, io stavo concludendo una grossa operazione in Argentina. Vendendo 49% della Air Liquide, che è la più grossa società francese di gas frazionati dall'aria, la più grossa società del mondo, anzi, e con il direttore generale ci demmo appuntamento a Washington perché ci sarebbe stato il Fondo Monetario Internazionale. E così in quell'occasione io mi aggregai alla delegazione della Chase Manhattan Bank e quindi di Dominique Scaglione, che era il Senior Vice President per il Sud d'Europa, e Rodolfo Rinaldi, che era il rappresentante della Chase Manhattan Bank Overseas a Roma, e a Washington al Fondo Monetario Internazionale. Ed è in quell'occasione che incontrai Roberto Calvi, che si unì a noi per un pranzo veloce. Lei dice, Rodolfo, dissi rivolto al dottor Rinaldi, questo Calvi ha un po' l'aria dello jettatore, è mica Sì, meglio perché toccarsi? Era un... esatto. Prego, sa, io sono l'unico intervistatore che legge i libri e sa anche il numero delle pagine dove sono state scritte. Prego. Sì, perché era prima di tutto bianchissimo in faccia e poi era vestito tutto di nero con una camicia azzurrina, con una cravatta scura, eccetera, eccetera. Aveva la faccia di jettatore. Per quello che, siccome io sono sempre uno che fa scherzi e sono abbastanza giulivo, diciamo, chiesi a Rinaldi, ma questo c'è mica da toccarsi che questo qua porta scarogna, dico. Ecco. Allora lei poi dice che nell'aprile del 75 Gancia mi presentò Carmelo Spagnuolo, il procuratore generale di Roma, poi risultato tra i membri attivi della P2, Esatto. che mi introdusse a Carlo Ferrero, il presidente della Prodeo Eminenza. Mi dica. E adesso la Prodeo non si chiama più Leo, ma si chiama LUIS ed è la Esatto. università ufficiale della Confindustria. Esatto. E allora, cosa è successo lì in seguito a questo incontro? Beh, questo incontro, molte introduzioni, poi me le dette il Monsignor Carlo Ferrero, che era Esatto. il presidente della Prodeo all'epoca, e niente. Io però continuavo all'epoca ad abitare a Parigi, perché ho abitato quasi 10 anni a Parigi. Missione speciale in Vaticano. Rividi Roberto Calvi 2 anni e mezzo dopo, quel giorno di fine settembre 78, precisamente nel marzo dell'81, fui io a cercarlo. Dovevo parlargli di Paul Marcinkus, il potentissimo capo della Banca Vaticana Olior. E qui ci racconta che la Guardia Svizzera l'ha
la introdusse nelle stanze del Papa. Ma lei dice, ma devo certo. parlare. Prego. Allora, successe semplicemente questo, che io ero stato incaricato dal generale Santovito di cercare dei documenti compromettenti su Paul Marcinkus. Questi documenti compromettenti erano stati commissionati, se così vogliamo dire, dal cardinal Casaroli, che all'epoca era il segretario di Stato. Quindi c'era in corso una guerra all'interno del Vaticano tra Monsignor Marcinkus e Casaroli. Io i documenti li trovai, però nel frattempo mi consultai con alcuni amici, eccetera, eccetera, e mi dissero, guarda, Casaroli vuole Marcinkus fuori dai piedi, perché Marcinkus è quello che sta aiutando il Papa nella sua guerra, lotta contro il comunismo internazionale. Siccome io all'epoca ero un anticomunista e dissi, beh, allora io faccio una bella cosa, avevo trovato i documenti a Zurigo, io faccio una bella cosa, dico a Santovito che non ho trovato proprio niente e la cosa finisce lì. Ecco. E lì c'è l'incontro anche che c'era il grande Belzebù Giulio Andreotti che teneva i rapporti col Vaticano, ma come vi ha detto... Chiaramente l'incarico a Santovito gliel'aveva dato Andreotti, perché Andreotti era assolutamente della parrocchia, tra virgolette, di Cardinal Casaroli. I rapporti tra Andreotti e Casaroli erano strettissimi. E lì nasce appunto questa iniziativa che lei racconta nella parte del libro, quando il Papa polacco, che naturalmente voleva scardinare il comunismo, cominciando dalla sua patria, la Polonia, lei fece un'operazione con una Lada e fece arrivare in Polonia a Solidarnosc, a Valesa, per far capire ai giovani telespettatori che cosa dentro una Lada. Nel doppio fondo di una Lada che fu preparato vicino Trieste, furono depositati più di 3 milioni di dollari, che sono tanti soldi adesso, ma all'epoca erano molto, ma molto di più, 3 milioni e passa di dollari in lingottini d'oro del Credit Suisse. E questi erano destinati a Solidarnosc. Ma sono arrivati, lei ci racconti quelle telefonate continue, prego, perché viaggiando sì, no, allora. Naturalmente, prima di partire, oltre a far creare il doppio fondo, feci fare tutta una revisione perfetta del motore, compagnia bella. E il prete polacco che arrivò, e quando ripartì, gli dissi: senti, padre Taddeo, quanto tempo ci metti ad arrivare a Danzica? Dice: no, io 2 giorni, perché io viaggio giorno e notte e compagnia bella. Solo che ci mise più di 3 giorni. E siccome avevo fatto creare un telefono apposta nella mia piccola casa, perché continuavo all'epoca a tenere l'appartamento di Parigi, passati 2 giorni non si sentiva padre Taddeo. Finalmente al terzo giorno, io ero sempre lì vicino a questo telefono, finalmente al terzo giorno squillò quel telefono che avrebbe squillato solo se chiamava padre Taddeo. E come ci eravamo messi d'accordo, mi disse: tanti auguri per il suo compleanno. Era la parola d'ordine che voleva dire che era arrivato finalmente a Danzica. Quel telefono però chi glielo installò? Perché erano linee speciali con numeri speciali. 699. Me lo fece installare il Sismi. Il Sismi. Un altro, il personaggio che lei ha conosciuto, Paul Marcinkus, le ha raccontato anche della sua vita
Sono nato a Cicero, un sobborgo di Chicago. Ma la racconti lei, Eminenza, queste allora, parole? Allora, quando a un certo momento prendemmo, diciamo così, confidenza io e lui, un giorno accompagnandomi verso la porta del suo ufficio, lui mi disse: comportati bene con me, perché io sono di Cicero. Esatto. E disse, io gli dissi: ma sinceramente dico, dov'è Cicero? Dice Cicero è un sobborgo di Chicago e mio padre era uno degli autisti preferiti di Al Capone. Allora io gli dissi: ho capito, non si preoccupi, mi comporterò molto bene. E non poteva essere altrimenti. A un certo punto lei è nella sua scelta, dice: devo chiamare Roberto Calvi. Ci racconti questo incontro e la complessità del personaggio di Roberto Calvi, che ricordo io ho avuto il piacere non di conoscere Roberto Calvi, ma di parlare sia con il grande regista Beppe Ferrara con quel film stupendo, sia, come ci siamo detti, e poi Vanessa e Stefano mettono le immagini della presentazione al libraccio di Roma Via Nazionale, sia il dottor Otello Lupacchini, suo grande amico, sia il magistrato Mario Almerighi, che ha scritto sulla borsa di Calvi e soprattutto sulla parte finale dove lei cita la vicenda di Soffiantini. Calvi, ci racconti di Calvi, questo personaggio che noi l'abbiamo conosciuto dalle storie, lei l'ha conosciuto dalla vita, però aveva una mente per la gestione degli affari, delle aziende, eccezionale, perché aveva... Allora Calvi era un uomo che dal punto di vista tecnico-bancario non gli si poteva dire assolutamente nulla, perché era un uomo molto bravo. Il problema nasceva, è nato dal momento in cui Gelli non era più sulla piazza, perché in realtà, poi lo scoprì dopo, chi gli teneva tutti i rapporti a Roma con la politica eccetera eccetera era Licio Gelli. Nel momento in cui scoppiò lo scandalo P2, Gelli scomparve perché scomparve. Certo. E quindi lui si trovò praticamente ad avere dei rapporti diretti, parlo di Calvi, solamente con Bettino Craxi a Milano e non a Roma, perché a Roma se ne occupava Licio Gelli. Quindi dovetti a un certo momento supplire a questa sua mancanza di rapporti col mondo politico romano, cosa che a me non piaceva, ma dovevo farlo perché era obbligatorio. Quindi Calvi Gelli, Gelli Calvi, Gelli il gran faccendiere, non come dicono di pazienza, Castiglion Fibocchi, P2, i nomi di tutti i giornalisti, ministri, procuratori. E chi più ne ha ne metta. C'era chi più ne ha più ne metta. E allora lei ha appurato che Calvi aveva bisogno di questo personaggio per gestire, ma un altro di quei personaggi che lei cita e che noi abbiamo sempre conosciuto dalla cronaca era Ortolani. Che cosa è accaduto in quel periodo per portare poi... Guardi, io Ortolani come Gelli non l'ho mai visto e conosciuto. Ortolani a un certo momento nel 2007 o 2008 mi querelò anche perché io avevo fatto un'intervista sulla Repubblica dicendo che era un povero scemo e compagnia. Vabbè, comunque io con la P2, con Gelli e con Ortolani non avevo nulla a che vedere, non li conoscevo neppure. Allora, aspetti, nel Mare Magnum delle carte
della commissione P2 ci sono 27 pagine che sono delle conversazioni registrate tra Gelli, Ortolani e Bruno Tassandin, che era l'amministratore delegato del Corriere della Sera, in cui i tre si chiedono a vicenda chi fosse, se qualcuno dei tre conosceva e sapesse chi fosse un certo Francesco Pazienza. E dice no, non, dice, ma viveva in Italia, perché in Italia, dice no, in Italia non abbiamo mai sentito nominare, eccetera, eccetera. Ecco, questo per dire che talmente non avevo niente con la P2 e con questi signori, che voce canta, non carta canta. Non sapevano neanche chi fossi. Ma infatti è vero, perché il mio amico giornalista Mario Guarino, che ha scritto molto su questo tema, negli elenchi pubblicati sul libro su Gelli, il numero e il nome di Francesco Pazienza non ci sono. Torniamo sempre in questi Però, temi. poi ne parleremo un po' più in là, perché il Sì. dottor Libero Mancuso, il valente pubblico ministero di Bologna, ebbe a dire e a scrivere che il mio nome non c'era perché ero talmente importante che non avevo. No, ma l'ha scritto nero su bianco sulla sua requisitoria scritta. Cioè, un ragazzotto di 33 anni era così importante per cui era meglio che il nome non ci fosse. Mattia, Difendersi, aspetti, difendersi da una prova inesistente è esercizio diabolico. ma lei però allora ha ragione il magistrato, perché lei è stato grande amico di Umbertino D'Amato, l'uomo. Lo vede come dice, perché sapete, cari ragazzi, dove si incontravano dottor Pazienza, Sua Eminenza, e il grande Umbertino D'Amato, l'uomo che poi scrisse anche quel pamphlet contro Feltrinelli, all'Hotel Bernini a Roma, che voi Bernini vedete Bristol. e allora ci racconti le sue conoscenze con Umbertino D'Amato, e Allora, questo è importante. parafrasando il termine giuridico latino, parafrasando, che però vuol dire un'altra cosa, però tempus regit actum, corretto? Io Umbertino D'Amato l'ho conosciuto nell'ottobre del 1980. Ci racconti di questo personaggio. Ed è Come stato lui a volermi conoscere perché aveva saputo che al Sismi finalmente, come diceva lui, non c'era uno che non era una ciofeca, parola sua. La non ciofeca ero io. E allora lui incaricò un suo schiavetto che era Lando dell'Amico, che scriveva un'agenzia di stampa, si chiamava Repubblica, che niente a che vedere con il quotidiano. E Scalzo. Lando dell'Amico mi portò da Federico Umberto D'Amato, che io non sapevo neanche chi fosse, e mi furono i francesi. Quanto era innocente questo francese. Capite che non sapeva tutto, ma diceva di non conoscere nessuno. Chi Prego, questo? evidenza. No, io sono rientrato in Italia nel 1980, dopo 10 anni, quindi il nome di D'Amato per me non significava niente. Quando poi io chiesi sia a Monsignor Ferrero sia ai francesi, miei amici francesi dei servizi, chi fosse D'Amato, e loro mi dissero: questo qui è uno che, ecco, questo qui è uno che è bravo, mi dissero. E allora io dissi: andiamo a incontrare Federico Umberto D'Amato. D'Amato ricorre nella vita del dottor Pazienza, si lasciano, si riprendono, poi il dottor Pazienza lo chiama e D'Amato gli dice: adesso che vuoi, visto che mi hai lasciato? Ma ricordiamo che il dottor Francesco Pazienza No, girava. non è D'Amato che me lo dice, è Santo Vito che mi disse.
A Santo Vito che le disse così. Bene. Bravo, che mi disse, te ne sei andato, adesso hai bisogno di me. E dico, no, ma guardi che è una cosa che interessa a tutti. Certo. A pagina 103 ci parla del suo amico, all'epoca mio amico, tra virgolette, Michael Lidl. Quindi capite quanti personaggi ha conosciuto e che mondo ha vissuto, quello del jet set, aerei che andavano e venivano dal Nicaragua, dal Sud America, vita sui panfili, champagne a gogo. Ci racconti di questa vicenda di Michael Lidl affinché ne parlasse poi con Henry Kissinger, l'uomo... Allora, ancora... Michael, sì, la pronuncia esatta, Michael Ledin. Ledin. Michael Ledin, bene. Allora, a Napoli lo chiamano homme e merda, i tipi come Michael Ledin. Perché Ledin è uno che poi mi ha tradito, non è l'unico, però insomma è uno che mi ha tradito. Michael Ledin era un uomo che tra l'altro adesso frequenta l'ambiente intorno all'ex presidente del Consiglio Renzi. Esatto. Tant'è vero che è stato ospite d'onore al matrimonio di Carrai, l'amico intimo di Renzi. Esatto. E niente, Ledin è quello che a un certo momento, lui già collaborava con il Sismi, quindi io l'ho conosciuto tramite il Sismi, tramite il colonnello Marcello Campione, che era il rappresentante del Sismi a New York. E trovandomi a New York, poi facemmo un salto a Washington e così conobbi Michael Ledin. Ecco, Michael Ledin però diventò veramente un famoso a livello internazionale per l'operazione Billy Carter, Billy Gates anzi. Esatto. Lo scandalo del fratello dell'allora presidente Carter, impelagato con i libici, la festa dell'anniversario della rivoluzione libica, eccetera eccetera. Ecco, questa è la storia. Erano le 3 del pomeriggio del 27 aprile 1982 e il volo dell'Air France da Parigi a Nizza aveva toccato la pista. Ad attendermi c'era Maurizio Mazzotta, un suo collaboratore. Hanno sparato per strada a Roberto Rosone. Esatto, no, sì, Roberto Rosone, Roberto anche lui, sì, giusto. Pronto? Sì, Roberto Rosone, sì, sì. Sì, era Roberto Rosone. Allora, si comincia a mettere in moto un meccanismo, perché lei poi, sempre in questo libro, la versione di Pazienza, narra che il Banco Ambrosiano poteva essere, sarebbe stato così, salvato se ci fossero state le volontà, perché tutti quelli che avevano il denaro al Banco Ambrosiano all'estero furono tutti rimborsati, mentre in Italia no. E lei cita anche... No, aspetti. Sì. No, non è esatto. Quelli all'estero furono rimborsati e quelli in Italia non persero un centesimo. Attenzione. Esatto. Cioè, sì, no, sì, lei ha detto in Italia no. Nessuno perse... Allora, io vi dico una cosa. Sì. Un banco che è in fallimento, va bene? Le prime persone che soffrono sono i correntisti, giusto? Mi spiegate com'è che questo grande crack... Nessuno ha perso un centesimo. Ecco, me lo dovreste spiegare. Lei in tutto questo incontro, la questione di Calvi, c'è anche l'incontro con la banda della Magliana. E poi sempre cortesemente ci deve parlare di due personaggi, Flavio Carboni e Cabassi. Cosa ci può dire? La banda, no, un momento, io della banda della Magliana non sapevo neanche che esistesse. Io conoscevo benissimo, ho conosciuto poi dopo benissimo Carboni,
e Cabassi non vedo che cosa c'entri con la banda della Magliana. No, Cabassi è un altro, non c'entra niente con la banda della Magliana, ma il personaggio. Prima facciamo questo passaggio sulla banda della Magliana di Otallevi e il suo amico il magistrato Lupacchini. E poi ci parli di Carboni, che è tutta un'altra scena, ma è un personaggio importante che ci ha Guarda, lasciato. io con la banda della Magliana non ho avuto nessun rapporto. Ho conosciuto solo uno personaggio che mi fu presentato per caso nell'ufficio del questore di Roma di Pompò, che si chiamava, come si chiamava? Aspetti, che era un famoso strozzino. Balducci, All'epoca. Balducci, 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 Balducci. Perfetto, perfetto, perfetto. Mentre i suoi rapporti con Flavio Carboni, altro personaggio importante di quel tempo e di quel mondo. Ma guardi, Flavio Carboni, io lo conobbi perché me lo presentò il questore Pompò, che era il dirigente del primo distretto di polizia di Roma. Che quello più era quello più importante perché dal primo distretto di polizia dipendeva il Senato, dipendeva la Camera dei Deputati, eccetera, eccetera. Allora io francamente non era il momento in cui, tra l'altro, Flaminio Piccoli non era più il presidente e il segretario politico della Democrazia Cristiana. Perché segretario politico della Democrazia Cristiana era stato eletto l'Avellinese, come si chiama? De Mita, Demita, Demita. Elia E, con De Mita. esatto. E Carboni era amico intimo di Demita. Tant'è vero che c'è una fotografia in cui io che ce l'ho, io ho questa fotografia. Il giorno stesso che Demita fu eletto segretario politico della Democrazia Cristiana, c'è una fotografia in cui c'è Carboni e Demita sotto braccio. Allora io pensai, io potevo aiutarlo con Calvi, con Piccoli, mentre Carboni, essendo amico di Demita, che io non conoscevo, potrebbe aiutarlo con Demita. E questa è la storia. Il cosiddetto suicidio di Roberto Calvi, lei come lo ha vissuto e che cos'è accaduto dopo, ricordando che lei. Guardi, l'omicidio di Roberto, l'omicidio, suicidio, dite come volete, ho appreso mentre mi trovavo ad Acapulco, perché ero arrivato ad Acapulco in provenienza dal Costa Rica, perché ero stato invitato a Costa Rica da Luis Alberto Monge, il presidente del Costa Rica, a cui avevo dato alcuni fondi per la sua campagna elettorale. E non sapevo che Calvi si fosse spostato a Londra, non sapevo niente di niente. Tant'è vero che Calvi non fosse più reperibile su Roma, addirittura fui io a avvisare la signora Calvi. La sentenza di Bologna, quella che mi ha condannato, perché io ero stato assolto a Bologna, attenzione. Ero stato assolto. La sentenza di Bologna dice esattamente racconta esattamente questa storia. Dice che siccome io volevo conoscere assolutamente Licio Gelli, mi segue? Sì, come no? E siccome avevo saputo che Licio Gelli voleva depistare le indagini, io mi misi a disposizione di Licio Gelli. Questo dice, in sintesi, dice la sentenza di condanna. Va bene? Quando, per esempio, ci sono le famose, le famose conversazioni tra il vertice della P2, e stiamo parlando di dicembre 88,
81, in cui i tre signori, Gelli, Ortolani e quell'altro, dicono: no, ma chi è sto paziente? Non sapevano neanche che esistessi. Mi segue? Certo. E questo è quanto. Più di questo che vi posso dire. Ma lei però ha messo in moto una pratica per veder riconosciuta la sua estraneità dei fatti. Il suo libro lo chiude con queste parole, o sbaglio? La istanza di revisione è pronta e sarà presentata inizio anno prossimo. E quindi noi la seguiremo. Aspetti. C'è la sentenza del Banco Ambrosiano che dice esattamente per 3 pagine fra la mia storia e il rapporto alla P2. L'estensore di questa sentenza dice: Pazienza non era della P2, era nemico di Gelli e si è battuto contro la P2. Ora, lo dice una sentenza passata in giudicato. Allora, mi dovete spiegare. Bologna dice che ero amico di Gelli. Questi dicono che non ero amico di Gelli, ero il nemico mortale di Gelli. Allora, sarà qualcuno che potrà dire ha ragione uno o ha ragione l'altro, o no? E chiudiamo, perché lei lo dice che il suo amico Umbertino D'Amato sapeva tutto e dopo la sua morte un altro amico di Telambiente, il professor Aldo Giannuli, scoprì sulla Via Appia quei famosi incartamenti che tutti sapevano che ci potessero essere, che ci fossero, ma nessuno sapeva dove erano. È vero, dottore Pazienza? Questo non lo so dire se fosse stato Giannuli, ma a me risulta che non fosse stato Giannuli, ma che fosse stato invece il magistrato di Venezia, come si chiama? Mastelloni. Lei pensi che Mastelloni e Priore, dopo la condanna di Venezia, non era ancora la ricassa, mi fecero i loro i sensi della loro solidarietà, perché tutti e due mi dissero nello stesso ufficio di via Tribognano numero 3 a Roma che io non c'entravo assolutamente niente. Due magistrati. Senta, in chiusura, il suo incontro con il principe Carlo Caracciolo. Carlo Caracciolo batteva denari, perché il loro neonato, quasi neonato quotidiano La Repubblica era praticamente in pre-decozione, cioè in pre-fallimento. Ecco, questo è quanto. E praticamente poi rinunciò perché Scalfari disse no, ma li ottenne tramite De Benedetti, sempre per un'altra strada, ma erano no, sempre... Alt. Scalfari non disse no, disse i soldi vanno bene, però non devono sembrare che vengano dal Banco Ambrosiano. La cosa è un po' differente. Ma volevo che lo dicesse lei, perché l'ha scritto nel libro... E l'ho scritto nel libro. È tutto chiaro. Ma questo libro, chi lo ha letto? Che impressioni ha avuto? Chiudendo, perché lei ha un grande amico che le ha fatto un'ottima, importante recensione, vogliamo chiudere con un saluto al suo amico Marco Buticchi. Marco Buticchi, io lo conosco da quando eravamo ragazzi. Allora, noi eravamo ragazzi. E il Lido era del papà di Marco Buticchi. Quindi con Marco Buticchi ci conosciamo da ragazzi, non ci conosciamo da ieri. Il famoso Buticchi, presidente del Milan e presidente della Buticchi Petroli. Cosa vuol dire ai giovani telespettatori del Consorzio Teleambiente, in chiusura,
per ricordare la sua versione di pazienza e racconti inedito dell'ex agente del Sismi, protagonista di tanti misteri italiani. Vabbè, che poi, guardi, che poi di misteri non ci sono, non esistono i misteri. I misteri non esistono, non esistono. In Italia i misteri non esistono, per favore. Ci sarà qualche mistero, ma come ci sono in tutti i paesi del mondo, mica solo in Italia. Tutto qua, tutto qua. Il problema è un altro. Il problema che in Italia non esiste un giornale come Le Canard Enchaîné francese, certo, o Charlie Hebdo, mi segue? Certo. Perché in Italia tutti devono rispondere a una parrocchia, quindi certe cose non si possono dire, certe altre non, perché non devono essere dette, quelle altro perché non, altre cose non devono essere dette perché non va bene per X, quell'altro non va bene per Y, eccetera, eccetera. Io che ho vissuto 10 anni a Parigi, sono caduti dei governi per Le Canard Enchaîné. Mi segue? Certo. Quindi, e allora, per favore. Lo so. Il saluto finale, alla prossima puntata. Mandi un saluto ai telespettatori di Teleambiente. Noi intanto la ringraziamo. Saluto a tutti voi e grazie per avermi ascoltato. Buona serata a tutti. Grazie. Lina, la regia, rimanete con noi. Thank you.